Andiamo a salutare Paolo Rumor, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, autore insieme a Giorgio Galli e Loris Bagnara dell'Altra Europa, miti, congiure, enigmi all'ombra dell'unificazione europea, uscito per Panda Edizioni, che salutiamo e ringraziamo. Allora, è figlio di Giacomo Rumor, che è stato un noto uomo politico vicentino, che ha avuto un ruolo importante nella ricostruzione del secondo dopoguerra. Allora, prima di avvicinarci al tema del libro, vogliamo ricostruire appunto chi era suo padre, che ruolo ha avuto? Dunque, allora, mio padre era cugino del forse più noto, sì, Mariano Rumor, che sì, è stato presidente più volte del Consiglio, mentre mio padre era stato presidente della Camera di Commercio e di altre istituzioni qui a Vicenza. E nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, ha prestato una propria attività di consulenza nell'ambito dei primi studi sull'Unione Europea, che si stava sviluppando in maniera abbastanza riservata in quel momento. Ecco, e io ho, dopo la sua morte, ho raccolto quello che rimaneva delle sue memorie, diciamo, riservate, e assieme alla collaborazione del politologo Giorgio Galli e dell'archeologo Loris Bagnara, abbiamo interpretato diciamo il materiale che avevo con me, e ne è uscito questo libro. E quindi sono stati analizzati un po' degli scritti. Ecco, quando ha capito, ecco, che in quegli scritti, ecco, poteva esserci qualcosa poi di importante per capire l'origine dell'Unione Europea, almeno per come la conosciamo? Sinceramente io non attribuivo molta importanza a questi scritti. Ho capito invece che erano rilevanti quando ho visto il libro di Giorgio Galli, Petrolio e complotto italiano, e parlava della morte, dell'attentato a Enrico Mattei. E siccome ricordavo che Enrico Mattei era stato amico di mio padre, allora lì ho cominciato a capire, a mettere assieme certi concetti con documenti che avevo letto, e di qui è nato il mio rapporto, diciamo, con Galli, che mi ha fatto comprendere poi tante altre cose delle memorie che mio padre mi aveva lasciato. Quando è che si inizia a parlare, no, del progetto di unificazione europea? Da molto prima, no, di quello che ufficialmente sappiamo. Sì, questo, diciamo, di Unione Europea o di un'Europa unita, si è parlato nei secoli, contrariamente a quello che forse la storia, cioè la storia non ne ha parlato proprio di questo, ma in ambiti riservati, inglesi, francesi, soprattutto inglesi, francesi, anche tedeschi, di questo si parlava ancora nelle case regnanti, in maniera, diciamo, molto diversa da quello che si intende adesso per Unione Europea. E sotto questi dialoghi era un'entità nascosta che faceva da catalizzatore e da ispiratore, diciamo. È stata quella entità che poi è confluita nel progetto moderno e che ci ha fatto conoscere Maurice Schumann. Certo, questo statista francese. Esattamente. Che cosa, credo lui avesse consegnato qualcosa a suo padre. Sì, dunque si vedevano qualche volta, sì, appunto per svolgere questi studi preliminari dell'Unione, e in uno di questi incontri o in più incontri Schumann gli ha consegnato alcune lettere e soprattutto un memoriale piuttosto corposo di nomi e di località, cioè di quelle persone che nei secoli passati
avevano costituito quella enclave segreta, quella diciamo struttura nascosta, che ha fatto la conservatrice dell'idea di un'Europa unita, anche se quel tempo non si chiamava ancora Europa, ovviamente. Ecco, per cui Schumann e i suoi diciamo amici di questa struttura, cui lui si faceva portavoce, avevano messo a parte mio padre appunto del progetto unionista nei secoli precedenti. Ecco, se si è chiesto, no, il perché diciamo suo padre venne coinvolto, per quelle che erano le sue competenze, perché venne scelto diciamo di essere messo al corrente secondo lei e di dare un contributo? Allora, bisogna considerare che siamo nel 43, ancora in piena guerra. In quel periodo lo scopo fondamentale che motivava gli Stati Uniti, l'Inghilterra, i profughi francesi, era quello di prospettare, di costruire il futuro dell'Europa, un'Europa post-bellica, diciamo. Già quindi 2 anni prima della conclusione della guerra si parlava di dare un futuro all'Europa, in modo che non venissero più, non ci fossero più occasioni di conflittualità. Gli americani avevano molto insistito in questo senso e si era creata una struttura che diciamo coinvolgeva l'intelligenza, le persone di cultura di quel tempo, soprattutto attraverso il Vaticano, che si prestava come tradignon, come porta, diciamo, consegnatario di queste istanze. Sì. Questa struttura può avere a che fare, ecco, può essere legata ecco, a qualche movimento massonico sovranazionale, oppure secondo lei non, diciamo, non c'erano collegamenti di questo tipo? Ma indubbiamente c'è stato c'è una parte rilevante di massoneria all'interno, ma bisogna considerare che la massoneria era diciamo la veste culturale dell'antichità. Non la dobbiamo considerare come qualcosa di negativo. Oltre diciamo al cristianesimo c'era l'ambiente massonico nell'ambito culturale, quindi noi troviamo molte di queste persone, ma non dobbiamo con questo, a mio parere, sottovalutare questo fatto, insomma, perché allora essere massoni significava essere persone di cultura. Ecco, in questa volontà di procedere appunto all'Unione Europea, cioè era un obiettivo, da quello che si capisce da questi documenti, un obiettivo tra virgolette positivo, oppure era diciamo una manovra per, ecco, accentrare, chiaramente non subito ma nel corso di decenni, il potere, poi e basta vedere insomma dove siamo arrivati oggi, cioè era quello che siamo, a cui siamo arrivati oggi, era un qualcosa secondo lei auspicato già in quei documenti? Allora, indubbiamente c'è stato un filone principale che spingeva per un'unione. Questo filone principale aveva antichissime origini, si dice che provenisse ancora dall'epoca romana o addirittura precedente, e poi è stato conservato nell'ambito sia della massoneria che del cristianesimo, e io lo vedo come un elemento positivo, cioè un elemento di persone molto rilevanti dal punto di vista culturale che guardavano in avanti, guardavano a un'Europa non esattamente cristiana o musulmana o quello che sia, ma un'Europa laica, per quello che si può capire il significato di questo termine a quel tempo, e
e sovranazionale. Poi devo dire che ultimamente, cioè nell'ambito del Novecento, sono emersi con più evidenza certi elementi della massoneria, ma di una massoneria deteriore, perché la massoneria è fatta di varie enclavi e la parte più, diciamo, deteriore della massoneria si è impossessata in qualche modo di questa struttura e si è annidata al suo interno, ecco. Lei in un'intervista ha detto che che suo padre, no, pensava che la gente non fosse, diciamo, pronta per sostenere questo tipo di realtà che si cela dietro appunto la nascita dell'Unione Europea. Ecco, questo suo timore da che cosa poteva derivare? Deriva dal fatto che le persone, lo riteneva, le persone hanno bisogno di un ideale, ecco, di un appoggio mentale, psicologico nel proprio vivere quotidiano. Lui si rendeva conto che all'interno di questa Europa, l'Europa nasceva con un, diciamo, senza anima, secondo lui, cioè in maniera non confessionale, nasceva con un laicismo piuttosto esasperato e riteneva che questo non fosse culturalmente sopportabile dalle persone. In effetti, questo lo posso dire io personalmente, molte cose che vediamo adesso le vediamo come una caduta dell'elemento della convinzione personale, poi diventa convinzione morale della vita. Ecco, questo mi pare di poter dire. Che ruolo avevano, se ce l'hanno avuto, sempre da questi documenti, gli Stati Uniti nel progetto europeo? Gli Stati Uniti sono stati, propulsori in qualche modo, nella parte iniziale, ma anche qui non bisogna confondere lo Stato, l'organizzazione statuale, Stati Uniti, con personaggi di quell'organizzazione. Perché noi dobbiamo sempre avere a mente che l'Unione Europea, almeno all'inizio, è nata da un gruppo di persone private che si è attivato in base a rapporti precedenti. Poi si sono unite, diciamo, le nazioni, sono state attivate le nazioni, ma all'inizio c'era questo gruppo, questa organizzazione nascosta, cui abbiamo parlato nel testo, che ha fatto da incubatrice dell'Unione Europea, l'ha portata avanti nei millenni e nei secoli. Ecco, a un certo punto nel libro si arriva a parlare anche di Rennes Chateau. Ecco, qual è il legame con la nascita dell'Unione Europea? Rennes Chateau, fa parte del negativo di questa Unione. Allora, bisogna considerare che nell'Unione Europea confluiscono varie tendenze, non è una cosa univoca, diciamo, non è un'organizzazione di due persone che la pensano allo stesso modo, è un insieme di idee che fanno fatica a collimare l'una con l'altra. C'è una parte rilevante, come ho detto, di massoneria, un'altra parte di cattolicesimo, c'è una parte antica, diciamo, che appartiene a questa struttura e che
passa attraverso Rhin les Châteaux, nel senso che passa attraverso questo filone storico arcaico che viene dall'Egitto antico e che si è conservato in secoli attraverso soprattutto attraverso la massoneria. E più di così mi è difficile spiegare, perché credo che bisognerebbe leggere il libro per capirlo meglio, insomma. Ecco, è una storia che poi con il contributo anche di Loris Bagnara ci porta anche a parlare di civiltà antiche. Sì, si parla di civiltà antiche perché l'organizzazione che faceva capo a Schumann aveva trovato alcuni documenti, possedeva già da tempo alcuni documenti importanti, li aveva trovato sia in una sinagoga in Turchia, la sinagoga di Nusaybin, sia aveva trovato tramite l'archeologo Alexander Thom in un vano ubicato sotto la Sfinge di Egitto. Questi elementi questi ritrovamento di questi elementi aveva fatto, diciamo, da catalizzatore dell'unione, nel senso che il contenuto di questi tavolette di gesso che sono state tradotte da Tom Alexander e del testo di Nusaybin ha dato un qualche spunto di cui non saprei neanche meglio cosa dire, per spingere, per far emergere con più convinzione, con più velocità anche l'Europa. Che cosa ci sia e quale sia il nesso esatto tra Europa e questi ritrovamenti non lo saprei neanch'io. Bisognerebbe sapere, avere sotto mano la traduzione di questi documenti. Io so solo che alcuni di questi documenti concernono un lungo elenco di nomi che sono gli appartenenti alla struttura nei secoli e nei millenni fino ad un'epoca antecedente la nascita di Cristo. Quindi immaginiamo, insomma, cose davvero sconvolgenti, no, sotto certi punti di vista, anche non per noi. Non per noi. Sì. Guardi, ma la cosa che mi ha sconvolto di più in tutta questa vicenda, che ormai in qualche modo ho digerito, ma che mi dà ancora ansia, diciamo, la cosa più importante di tutto questo, e quindi il succo del libro, è che esiste effettivamente un'organizzazione nascosta. Non la chiamo segreta, la chiamo nascosta. Esiste un'organizzazione che è viva, si presente ai nostri giorni e si dà molto da fare per incidere negli altri governi, anche a livello culturale, nell'associazionismo, eccetera. Quindi noi abbiamo un'Europa che è quella che conosciamo, diciamo, di giorni, che la vediamo anche in televisione, e un'altra Europa, un'Europa bis, nascosta, che agisce sotto livello e ogni tanto dà degli impulsi, dà dei messaggi, dà delle direttive. Non sappiamo in che modo esattamente, ma sicuramente esiste, e questo mi dà piuttosto ansia, ecco, questo sì. Certo, anche perché è difficile poi capire quanto sia, no, incisiva, no, oltre quello che uno sospetta da tanti elementi anche nelle nostre vite, sostanzialmente. Certamente. Ecco, tra l'altro stavo appunto leggendo dal suo libro, no, quando dice
riferendosi a questa struttura, un gruppo, un'entità di cui fanno parte anche alcune persone appartenenti a vecchie casate nobiliari, che lavorava e lavora a un progetto importante per l'Europa, ma anche oltre simili finalità. Tali persone non esitano a ricorrere a tecniche di suggestione o dissimulazione per pilotare l'emotività dell'opinione pubblica, le sue aspettative, le sue aspirazioni mentali e conseguentemente far accettare cambiamenti strutturali che coinvolgono le comunità nazionali. Sembra di leggere quasi una cronaca di oggi. Ma indubbiamente noi vediamo attuarsi qualcosa che crediamo frutto delle nostre azioni, delle azioni dei nostri governi, eccetera, ma non sappiamo fino a che punto sono frutto dei nostri rappresentanti o invece sono frutto di altre persone che agiscono nell'ombra. Ecco, questo è il succo del discorso e quello che, come le dicevo, mi lascia piuttosto mi addolora e che dava molto fastidio anche a mio padre quando ne parlavamo insieme, perché ci rendiamo conto che diciamo c'è un'azione a livello soprattutto economico in questo momento che agisce con l'accorpamento di fattori monetari e produttivi, e di cui abbiamo visto l'esempio sulla nostra pelle con la debacle dell'ultimo decennio, no? con la distruzione dell'equilibrio monetario europeo, che è frutto di queste persone. Cioè, uno dei modi per dirigere la politica internazionale è proprio quello dell'accentramento delle proprietà monetarie e della produzione, perché non bisogna dimenticare che oltre alla politica c'è anche un altro modo per raggiungere dei risultati, ed è quello dell'economia. Anzi, attualmente ai nostri giorni è più importante la proprietà monetaria, cioè la proprietà di mezzi di produzione e quindi della moneta, che non la politica, capisce? Ed è in questo modo che secondo me, e non solo secondo me, agisce quella organizzazione segreta diffusa a livello mondiale di cui parliamo nel libro. Ecco, nel libro si parla anche di illuminati, è la stessa struttura o si parla di cose diverse? È la stessa struttura sostanzialmente, sì. Sono sinonimi, noi troviamo molto spesso un linguaggio che si avvale di aggettivi, di sostantivi diversi, ma sono modi di riferirsi alla stessa sostanza, ecco. E purtroppo devo dire che abbiamo trovato la presenza di questa struttura nella Chiesa cattolica, l'abbiamo trovata nell'ambito di molte associazioni filantropiche, soprattutto l'abbiamo trovata nella scienza, cioè negli ambienti universitari, della ricerca. Pertanto è molto diffusa questa cosa, ha avuto modo di diffondersi nell'ultimo secolo attraverso un sistema di a cellula, come si usava nell'ultima guerra fra la partigianeria, con cellule collegate tra loro che danno, si scambiano messaggi, conoscenze, e danno impulsi. Abbiamo in sostanza una società alla luce del sole, che è quella che conosciamo tutti, e abbiamo una società sotterranea che influisce sulla prima e dovrebbe essere molto più considerata dei nostri politici, perché
influisce secondo me in maniera subdola, corrompendo diciamo le aspettative delle persone, indirizzando più che corrompendo le aspettative delle persone, e quindi formando delle idee politiche che sono distorte rispetto a quelle che potrebbero essere. Tra l'altro l'organizzazione di questi gruppi, anche proprio come erano strutturati, una sorta di piramidi dentro le piramidi, è particolare anche quel modo in cui chi ne faceva parte poi si relazionava magari con chi era sopra. Ma nel libro ne abbiamo parlato, perché di questo ne parlava Maurice Schumann a mio padre, scriveva queste cose. C'è questa struttura che ha un'organizzazione a cellula, in cui una persona ha come proprio riferimento il superiore e l'altra persona ha come riferimento l'inferiore. Pertanto ogni cellula, diciamo, è isolata, perché non sa con chi si riferisce, ma è un modo molto efficace per nascondersi, per non essere identificata. Evidentemente per gli scopi che cerca di raggiungere, questo serve, questo è un modo efficiente, diciamo. Sì. Tra i nomi viene fatto anche quello di Monsignor Montini, e, sì. Sì, e quindi poi c'è il riferimento anche al Servizio Segreto Vaticano, ecco, sì. che ruolo può aver avuto? Questo non lo so. So che lui era segretario di Stato, in un certo momento è stato segretario di Stato, conosceva bene mio padre perché era stato il suo assistente ecclesiastico negli universitari cattolici. Monsignor Montini faceva parte del Servizio Segreto Vaticano e quindi è per questo motivo che ha avvisato mio padre quando stava per compiersi l'attentato al presidente dell'ENI Enrico Mattei, e appunto gli ha telefonato per avvisarlo di questo e per cercare di fermare la cosa, che poi non è riuscita. Montini ha avuto un ruolo importante nell'ambito europeista, perché faceva da tramite tra la Chiesa e la struttura agli inizi dell'Unione Europea. Il Vaticano è stato molto importante, e questo è un aspetto che forse non si conosce, oppure gli storici conoscono. È stato un catalizzatore di rilievo nell'Unione Europea, ma soprattutto l'ha fatto perché vedeva l'Unione Europea nascere sotto una forte componente massonica. E questo è vero, in effetti. E quindi si è attivato in maniera decisiva in quegli anni, negli anni subito dopo la guerra, per eliminare questa struttura, cercare di eliminare questa struttura. Non so se ci sia riuscito, ma anche mio padre denunciava questa situazione, anche mio padre si notava che certi linguaggi, certi modi di esprimersi denotavano una presenza, una cultura, diciamo, massonica. L'esoterismo in questa visione e progetto di unificazione che poi si rifà, no, a una sì. sorta di antichità di anziani, sì. no, legati sì. all'Africa, come tipo di collante possiamo definire, ecco, la componente esoterica in questo, oppure no? Non ho capito bene la domanda. No, dicevo, quanto è in questa visione, no, di Unione Europea, quanto c'era anche di visione esoterica, sempre stando ovviamente a quello che è anche il contributo che magari ha dato il professor Galli. Allora,
l'esoterismo, diciamo così, è il linguaggio, il modo di esprimersi degli ambienti elitari. Noi dobbiamo sempre considerare che la cultura, fino a una certa epoca, sposava un certo linguaggio che o era cattolico oppure doveva viaggiare fuori del cattolicesimo, e quindi era appoggiato dagli ambienti culturali non cattolici, e gli unici ambienti culturali non cattolici, tranne quelli musulmani, erano quelli esoterici, cioè della massoneria. Quindi non dobbiamo dobbiamo sempre considerare che cultura ed esoterismo in Europa sono sinonimi, perché hanno dovuto sposarsi in un certo senso per poter sopravvivere, per poter non essere fagocitati da una parte della Chiesa, dall'altra dall'Islam. Suo padre aveva conoscenze di tipo esoterico? No, anzi, a lui dava molto fastidio questa cosa. Lui era un cattolico convinto, e quando sentiva odore di queste cose, diciamo, gli dava fastidio. So che ne parlavamo anche qualche volta, e lo notava anche in certi aspetti di Schumann, e questo non gli piaceva. In effetti, dopo un certo periodo, lui ha accettato di interessarsi di questi problemi, ha rinunciato all'incarico, perché si era reso conto che l'Europa nasceva con una diciamo consistente lascito massonico. Ecco, per massonico adesso non saprei dire se è massonico puro oppure culturalmente massonico. Non sono un esperto di queste cose, lo potrebbe dire il professor Galli, ma certamente mio padre, quando sentiva ragionare in termini non cristiani, non si sentiva a proprio agio. Ecco, le ha mai parlato, ecco, se magari aveva saputo anche che in questi circoli, o come vogliamo chiamarli, venivano anche effettuati dei riti, qualcosa di questo tipo? Ritualità? Non mi ha mai detto niente di questo, no. Questa documentazione poi, perché leggevo che c'era stato qualche problema con suo fratello, diciamo, su il possesso di queste carte. Allora, mio fratello, dunque, noi ci siamo sposati a un certo punto, e abbiamo sempre sapevamo sempre di queste carte che erano nell'abitazione paterna. E quando mio fratello è morto, io ho chiesto a sua moglie di riaverne il possesso, di poterle riavere, anche perché mi interessava e avevo intenzione di scrivere qualcosa, appunto. A questo punto è nato uno strano contrasto, perché lei non voleva consegnarmi il materiale, quindi ho dovuto ricorrere al tribunale, che mi ha dato ragione, ma al momento di entrarne in possesso il materiale non si è più trovato. Allora io non escludo che nel momento del trapasso dell'abitazione, perché l'abitazione paterna è stata svuotata, non escludo che in quel momento questi documenti siano in qualche modo andati dispersi, ecco. Quindi insomma, un peccato, È una grande mancanza, sì. Ho salvato alcune memorie che avevo ricostruito con i miei appunti e le ho depositate alla Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, ed è sulla base di quelli che sono riuscito poi a costruire il libro. Ma i documenti originali sono andati dispersi, purtroppo. Volevo tornare un secondo su quello che era anche il progetto originario, che doveva includere anche è corretto dire doveva includere anche altri paesi, anche a sud del Mediterraneo. Sì, si parlava di
un ambiente mediterraneo, cioè da quello che ho capito il progetto iniziale era non di un'Europa unita, ma di una unione del bacino mediterraneo. E dobbiamo capire, forse comprendere, che nell'antichità, fino a una certa antichità e non fino a tanto tempo fa, l'Europa settentrionale non aveva un grande peso: Inghilterra, paesi germanici, paesi della Germania, Francia, non avevano un grande peso dal punto di vista culturale, soprattutto. Era il sud dell'Europa, cioè il sud del bacino mediterraneo, che aveva un grande peso culturale. Per cui questa l'Unione Europea vedeva come proprio futuro il bacino stesso, cioè quello che era l'antico impero romano, per spiegarci, l'Africa del Nord e i paesi rivieraschi dell'Europa. Ecco, questo era il progetto che io ho visto, il progetto iniziale. Stavo pensando, in quei documenti ci sono riferimenti anche a come era andata anche la Seconda Guerra Mondiale, magari a dinamiche diverse rispetto a quelle che poi sono emerse, diciamo, dalla storia ufficiale? Ma di questo credo sarebbe più a conoscenza il professor Galli, sì, che non il sottoscritto. Io so solo che l'idea di Europa è diventata operativa già dal 43, cioè non so in quali mesi, ma dal 43 in poi si è cominciato a costruire qualche cosa, e nei paesi ancora occupati dalla Germania, nei paesi sotto occupazione, l'organizzazione per la costruzione dei primi passi europei funzionava tramite diciamo persone che si attivavano sotto mentite spoglie con nomi diversi. Mio padre stesso, quando andava in Austria, anche in Svizzera, lo faceva non a nome proprio, ma sotto un'altra identità. Ma è interessante però notare che c'era una notevole movimentazione, cioè sembrerebbe che allora fosse difficile per queste persone trovarsi, eccetera. In realtà, dopo posteriori, ho notato che avevano diversi incontri, soprattutto in Austria, soprattutto nella Francia meridionale. Mio padre si trovava a volte a Vienna, e questo durante la guerra, e questo è anche poco comprensibile, se vogliamo. Eppure in qualche modo devono aver trovato il sistema per evitare controlli, per evitare quelle barriere che è naturale supporre che esistessero. Io ringrazio molto Paolo Comorra di questa bella chiacchierata. Consigliamo davvero questo libro di Panda Edizioni, L'altra Europa, sicuramente vi terrà incollati. Miti, congiure ed enigmi all'ombra dell'unificazione europea. Io la ringrazio davvero tanto, grazie. Grazie a lei.